Rappresentare gli oggetti in fisica può diventare qualcosa di estremamente complesso, soprattutto se gli oggetti non si possono osservare direttamente. Se vi chiedessero di disegnare un atomo, voi come lo rappresentereste? Mettete in pausa un minuto il video e provateci. Questa domanda è stata fatta anche nel 2019 da dei ricercatori brasiliani a un gruppo di studenti e le risposte sono state le seguenti. Il 17% non ha disegnato nulla. Il 9% ha disegnato una pallina. Il 3% una pallina con sopra alcuni elettroni. Il 56% invece ha disegnato il nucleo atomico con gli elettroni che gli ruotano attorno in maniera disordinata. Il 6% ha messo gli elettroni su delle orbite ben precise ad una certa distanza. Infine, il 9% ha rappresentato gli elettroni come un qualcosa che oscillano attorno al nucleo. Il disegno più comune, con il 56% delle risposte, è anche probabilmente la prima immagine che ci viene in mente quando pensiamo a un atomo, ovvero una specie di sistema solare un po' più disordinato. Il problema di questo disegno è che non rappresenta come è fatto un atomo e soprattutto il suo funzionamento. Attualmente il modo migliore che abbiamo per rappresentare un atomo è questo qui. Ma cosa rappresenta quella specie di nuvola attorno al nucleo e dove sono finiti gli elettroni? Per capirlo occorre ripercorrere l'evoluzione dei vari modelli atomici. Per quanto presente in tantissimi contesti, da loghi a cartoni animati, l'immagine classica che ci viene in mente quando pensiamo a un atomo è in realtà un residuo del passato che è entrato a far parte della cultura popolare e si fa fatica a mandar via. Ma se esiste è perché probabilmente c'è stato un periodo storico in cui quella cosa era considerata corretta. Ma ancora prima di pensare a come è fatto un atomo, bisogna immaginare che esistano. L'ipotesi atomica è presente fin dall'antichità e già i greci avevano le loro idee, ma di questo ne ho già parlato in un altro video. Per lo più si trattava di idee filosofiche che rimasero tali fino al 1800. L'idea era che la materia potesse ricondursi a minuscoli corpuscoli di una certa forma e dimensione che in qualche modo interagivano fra loro per dar luogo a tutto quello che vediamo attorno a noi. Il dibattito sulla realtà e esistenza di questi corpuscoli però rimaneva aperta, perché non erano osservabili in maniera diretta. Per quanto ci sia ancora incertezza in merito alla data esatta, si può dire che la svolta si ebbe a partire dal 1803, quando il chimico inglese John Dalton propose per la prima volta il suo modello atomico. Dalton unì la sua legge delle proporzioni multiple, la legge delle proporzioni definite di Proust e la legge della conservazione di massa di Lavoisier, e ipotizzò che la materia dovesse essere formata da minuscoli oggetti indivisibili e indistruttibili. Inoltre, ogni elemento avrebbe avuto atomi di una certa massa, che combinati insieme davano origine alle molecole che si osservavano nelle reazioni chimiche. In questo primo modello molto semplice, l'atomo è schematizzabile come una pallina, ma per la prima volta diventa un oggetto dotato di realtà e studiabile per mezzo della chimica. Nel modello di Dalton non c'è però alcun riferimento alla carica elettrica. Gli studi sull'elettromagnetismo, infatti, stavano nascendo proprio in quel periodo e il concetto di cariche positive e negative era qualcosa di ancora molto lontano. Per molto tempo si pensò che la materia potesse contenere al suo interno due fluidi elettrici, uno positivo e l'altro negativo. Il movimento di questi fluidi dava origine a tutti i fenomeni che si osservavano nell'elettromagnetismo. Con il tempo si capì che l'ipotesi dei due fluidi non era più sostenibile e la capacità di possedere una carica elettrica fu associata alla materia, più precisamente agli atomi, che nel corso degli anni avevano acquisito sempre più seguaci anche grazie agli studi della termodinamica microscopica. Nel 1897 Joseph J. Thomson, studiando la conducibilità elettrica nei gas, scoprì l'esistenza di minuscole particelle di carica negativa, che più avanti prenderanno il nome di elettroni. Questo lo portò a ipotizzare un modello atomico diverso da quello di Dalton, che tenesse conto di queste cariche. L'idea era che l'atomo fosse un sistema neutro formato da tanti elettroni aventi la stessa massa, dimensione e carica elettrica negativa. Questa era compensata in qualche modo da una carica di valore positivo che riempiva tutto lo spazio attorno a sé, avendo una dimensione e un volume molto più grande di quella dei singoli elettroni. Negli anni successivi, Thomson perfezionò il proprio modello, ipotizzando che gli elettroni fossero fissi su degli anelli, uno posto dentro l'altro, capaci di ruotare all'interno della carica positiva. Gli anelli più interni avevano meno elettroni rispetto agli anelli più esterni. Il modello di Thomson è diventato famoso come il Plan Pudding Model, in italiano tradotto come modello a panettone. In questa analogia, l'uvetta rappresenterebbe gli elettroni, mentre l'impasto la carica positiva in cui sono immersi.
Nonostante in quasi tutti i libri di testo e non solo il modello a panettone venga rappresentato in questo modo, l'analogia è sbagliata e non proviene nemmeno dalla mente di Thompson. L'idea infatti nasce da un saggio pubblicato sulla rivista Merck's Report del 1906 intitolato Cos'è la materia? L'autore deve aver frainteso come funzionava il modello di Thompson e rimosso gli anelli che sono fondamentali per spiegarne il funzionamento. Per quanto in grado di spiegare diversi fenomeni chimici, il modello di Thompson aveva comunque diversi problemi. Il primo era che le leggi dell'elettromagnetismo mostravano che delle cariche in moto accelerato, nel nostro caso gli elettroni che ruotano, devono emettere continuamente radiazione elettromagnetica e perdere energia. Nel farlo, gli elettroni avrebbero dovuto rallentare e via via diminuire il raggio degli anelli, così facendo sarebbero finiti al centro dell'atomo. Per Thompson, però, questo fenomeno avrebbe potuto spiegare la radioattività di certi elementi. Quando gli elettroni più esterni, rallentando, cadevano dentro all'atomo, questo cercava una nuova configurazione di equilibrio e nel caso degli elementi più pesanti, questo poteva voler dire rompersi e trasformarsi in elementi più leggeri. Il modello, però, non riusciva a spiegare come mai la radioattività fosse un processo casuale e non tutti gli atomi di uno stesso elemento andassero incontro a questo destino. Inoltre, non spiegava come mai gli elementi più leggeri, come idrogeno ed elio, fossero così stabili. Al contrario, per i pochi elettroni che avevano, sarebbero dovuti essere estremamente radioattivi. Un altro problema era quello delle linee spettrali atomiche. Ogni elemento è in grado di assorbire ed emettere radiazione elettromagnetica avendo una ben precisa lunghezza d'onda e frequenza. Thompson provava a spiegare questo fenomeno ipotizzando che quando un elettrone veniva disturbato nel suo moto circolare, oscillava attorno a una posizione di riposo emettendo radiazioni con una certa frequenza. Il problema è che l'atomo di idrogeno mostrava di poter assorbire e emettere più di una frequenza, sempre di valori ben precisi e uguali in ogni esperimento. Il modello di Thompson invece prevedeva soltanto una frequenza, perché il suo elettrone poteva oscillare attorno a una singola posizione di riposo ben precisa. Ma il colpo di grazia al modello di Thompson si avrà nel 1911, quando Ernest Rutherford presenterà il suo modello atomico. Tra il 1908 e il 1913, Rutherford e i suoi collaboratori eseguiranno diversi esperimenti con delle particelle alfa, che sono nuclei di elio e quindi particelle cariche positivamente. Uno degli esperimenti consisteva nello sparare le particelle alfa contro una sottilissima lamina d'oro. Quello che si osservava dai risultati, però, era inspiegabile. La maggior parte delle particelle attraversavano indisturbate la lamina d'oro. Alcune venivano deflesse con angoli più o meno piccoli, mentre una piccola parte ribalzavano all'indietro come se urtassero contro un muro. Un comportamento del genere non era spiegabile con l'atomo di Thompson, per il quale le particelle si sarebbero limitate a deviare di qualche angolo. Rutherford ipotizzò perciò che l'atomo dovesse avere un nucleo piccolissimo in cui era concentrata tutta la carica positiva, ed è qui che nasce il nostro modello simile al sistema solare. Il nucleo atomico prende il posto del Sole, mentre gli elettroni che gli ruotano attorno prendono il posto dei pianeti. Poiché cariche opposte si attraggono, perché il sistema fosse stabile, gli elettroni avrebbero dovuto ruotare ad una velocità sufficiente da far sì che la forza di attrazione elettromagnetica fosse compensata dalla forza centrifuga dovuta alla rotazione delle cariche negative. Il nuovo modello era necessario visto i risultati sperimentali, ma aveva comunque i difetti del precedente. Le cariche positive ruotando avrebbero dovuto perdere energia e piano piano cadere a spirale sopra il nucleo. Così facendo, gli atomi avrebbero dovuto emettere continuamente radiazione elettromagnetica di tutte le frequenze, in contrasto con quello che mostravano le linee spettrali. Come si spiegava la stabilità degli atomi e come mai l'elettrone non cadeva sul nucleo? Per rispondere a queste domande bisognava cominciare a pensare in maniera differente e far entrare la meccanica quantistica nella descrizione dell'atomo. La meccanica quantistica nasce all'inizio del Novecento con lavori come quelli di Planck sul corpo nero o Einstein sui fotoni, ovvero i quanti di energia che compongono la luce. Fu proprio in quel periodo, più precisamente nel 1913, che Niels Bohr decise di applicare queste nuove rivoluzionarie idee per rendere finalmente stabile l'atomo di Rutherford. Per farlo partì dagli spettri di emissione, più precisamente da quello dell'atomo di idrogeno, che è il più semplice che conosciamo in natura, avendo un solo elettrone. Il modello di Bohr si basava su una serie di principi ben precisi. Contrariamente alle leggi dell'elettromagnetismo, gli elettroni possono ruotare ad una certa distanza attorno al nucleo su orbite stazionarie, senza irradiare energia e quindi onde elettromagnetiche.
Queste orbite prendono il nome di livelli energetici e fanno sì che gli elettroni possano assumere solo dei valori energetici ben precisi. Le orbite hanno un raggio tale per cui il momento angolare dell'elettrone che ruota attorno al nucleo è uguale a multipli interi della costante di Planck divisa per 2π. Infine, quando un elettrone passa da un'orbita esterna ad una interna, quindi da un livello energetico maggiore ad uno minore, emette un fotone di frequenza pari alla differenza energetica dei due livelli, diviso la costante di Planck. Viceversa, assorbendo un fotone di una ben determinata frequenza, l'elettrone poteva raggiungere livelli energetici maggiori. In questo modo si spiegava come mai le linee spettrali avessero solo certi valori. Gli elettroni potevano assorbire o emettere fotoni solo nel momento in cui saltavano da un livello energetico a un altro. Inoltre, le ipotesi di Bohr evitavano anche che l'elettrone cadesse sul nucleo. Non emettendo energia durante la rotazione e potendo assumere solo valori energetici ben precisi, nel caso ad esempio dell'atomo di idrogeno, una volta raggiunto il livello energetico più basso, l'elettrone sarebbe rimasto lì a ruotare per sempre. Questo modello però non ci spiega perché l'elettrone si comporti così. Si limita a costruire una teoria attorno a quello che ci dicevano i dati sperimentali, e infatti i problemi non tardarono ad arrivare. La teoria era ottima quando si trattava di spiegare il funzionamento dell'atomo di idrogeno, ma già per l'atomo di elio che presenta un elettrone in più, faticava a dare delle risposte soddisfacenti. E questo era dovuto anche alla mancanza di un formalismo matematico che permettesse di fare delle previsioni plausibili. Il modello di Bohr lo si può vedere come un primo tentativo di inserire la meccanica quantistica all'interno dell'atomo, ma rimanendo comunque legati ai sistemi della meccanica classica. Per un modello più completo bisognerà attendere lo sviluppo della meccanica quantistica, che ci farà vedere gli elettroni sotto un'altra prospettiva. Quando Bohr propose il suo modello, la meccanica quantistica si stava ancora sviluppando, non era una teoria consolidata, e le scoperte di quegli anni stavano portando a rivedere il concetto stesso di materia. I fotoni ipotizzati da Einstein erano descrivibili come delle onde, ma mostravano anche le caratteristiche delle particelle. Viceversa, gli elettroni, che fino ad allora erano stati considerati particelle, stavano cominciando a mostrare delle caratteristiche tipiche delle onde. Queste e altre osservazioni nel 1926 portarono Erwin Schrödinger a proporre la propria equazione applicata all'atomo di idrogeno, dove l'elettrone veniva visto come un'onda. Anziché vederlo come un pallino di carica negativa che ruota attorno al nucleo, nel modello di Schrödinger l'elettrone è visto come un flusso di carica negativa che occupa lo spazio attorno al nucleo, in un certo senso il contrario del modello di Thomson. Gli orbitali atomici di Bohr furono sostituiti da dei punti nello spazio in cui alla funzione d'onda, ovvero ciò che descrive l'elettrone, sono associati dei ben determinati valori di energia. La versione di Schrödinger permetteva di vedere le linee spettrali atomiche come variazioni di energia associate alla funzione d'onda, senza il bisogno di avere elettroni che saltavano in qua e là per l'atomo. Inoltre, i calcoli mostravano che sì, l'elettrone perdeva energia, ma questa rimaneva all'interno del sistema per via della sua geometria. Grazie alle equazioni di Schrödinger è stato possibile ricavare le strane forme degli orbitali atomici che solitamente si studiano in chimica. Inoltre permette di capire il funzionamento di oggetti più complessi come molecole o anche oggetti con tantissimi atomi, come sono i solidi cristallini. Oggigiorno alla funzione d'onda dell'elettrone si tende a dare un significato ben preciso, che rappresenta la probabilità di trovare l'elettrone in un determinato punto dello spazio attorno al nucleo atomico. L'insieme di questi punti nello spazio prende il nome di nube elettronica ed è quello che ha sostituito il flusso di carica elettrica che aveva ipotizzato Schrödinger. Riprendendo gli esempi degli orbitali in chimica, l'elettrone potrà trovarsi e muoversi solo all'interno di quello spazio individuato da questi disegni e quindi delle orbite circolari non bastano per descrivere il suo comportamento. I 5 modelli che abbiamo visto sono anche quelli che erano stati rilevati nel sondaggio con gli studenti, dove solo una piccola parte si era avvicinata al modello fisicamente più attendibile. Ogni modello ha in qualche modo ereditato qualcosa dal precedente, ma l'ha migliorato in altri aspetti che non funzionavano. Nonostante quella di Schrödinger sia la rappresentazione più completa che possiamo dare oggi di un atomo, non è detto che sia anche la migliore per capirne il funzionamento. Sotto questo punto di vista, l'atomo di Bohr è molto utile quando bisogna rappresentare l'atomo di idrogeno e permette di vedere in maniera semplice e intuitiva perché serve alla meccanica quantistica per spiegare come funziona un atomo, permettendo di vedere in maniera chiara il funzionamento delle transizioni tra livelli energetici. Ogni modello ha il suo punto di forza e può essere utile per trattare un certo fenomeno.
tanto che a volte usare più modelli può essere utile per capire meglio il problema che si sta studiando. Bene, con questo è tutto per oggi, vi ringrazio per aver guardato e se avete qualche domanda fatemela nei commenti e nel caso nella descrizione trovate diversi articoli per approfondire tutto quello di cui abbiamo parlato. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto a condividerlo e a lasciare un mi piace. Detto questo, ci vediamo alla prossima!